La seduta di oggi si tiene per la trattazione del seguente argomento per la comunicazione del sindaco e approvazione PEC 2020 e PEC 2021 ed approvazione delle tariffe della nostra attività di applicare per l'anno 2021. Gli atti del Consiglio sono stati inviati a PEC per prima della seduta ai sensi del presente regolamento e contestualmente sono stati depositati da tutto l'ufficio di segreteria comunale al fine di consentire la presa di visione all'intero Consiglio. Assiste alla seduta del segretario della dottoressa Paola Ripetti, a cui chiedo di procedere all'appello. Penalizzato in questa fase di lockdown, e quindi metteremo in piedi anche
seguiti e di lontani alla libera, quindi alla libertà di poter utilizzare gli spazi all'aperto, le piazze e quant'altro. Porteremo anche hotel per secondi e con la possibilità di poter ripristinare il nuovo famoso pop, quello del Senato di Catania, avremo un appuntamento che sono cambiate un po' le disponibilità sia economiche ma soprattutto le procedure per poter assegnare, quindi mettere in banda il famoso pop che avevamo già l'anno scorso abbondantemente vinto un bando che andava sulla direzione di 45-50 mila euro, che abbiamo fatto diverse attività messe. Quindi davvero siamo impegnati per poter a breve riferire di un programma estivo. Grazie ancora e un buon consiglio. Grazie sindaco, c'è qualcuno che vuole parlare? Perfetto, procediamo con il secondo punto all'ordine del giorno. Finale, la redazione del pezzo finale che tiene conto di tutte le secondo.
raggiungere, ma intanto noi abbiamo un ulteriore controllo, quello delle aree di aria, che ci consente, su fra qualche anno, fra qualche mese, di poter avere un controllo dei costi che nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti non è stato mai operato. Quindi un controllo dei costi di gestione e di interazione a quelli che sono, da alcuni criteri, la stabilizzazione della morfologia territoriale, il dato demografico, per cui andremo a pagare quello che effettivamente una comunità dotata di queste risorse deve pagare. Nulla di più. Quindi ci consente comunque di stare un attimino più tranquilli. Ovviamente invece poi passando alle tariffe, le tariffe non sono altro che il frutto del traffico nostro finanziario. Anche in questo caso le tariffe 2021 restano inalterate rispetto agli anni precedenti, quindi senza aggravi per il contribuente finale. Questo è il senso della proposta di delega, così come è fatto ai dati. Quindi la funzione pubblica è quella soprattutto degli assessori.